Spezziamo il TG con il cartellone d'estate che, nonostante difficoltà economiche, offre sempre un programma di tutto richiamo. A Salerno stasera all'Arena del Mare, concerto di Gino Paoli, dove da 27 anni si rinnova l'appuntamento col premio Charlot, ancora una volta parata di stelle. Giuseppe De Caro. Polvere di stelle all'Arena del Mare di Salerno per la serata di gala condotta da Max Giusti della 27esima edizione del premio Charlot, lo storico festival della comicità. La giuria della Kermesse, presieduta dal giornalista Nino Petrone, ha assegnato la statuetta raffigurante Charlie Chaplin a volti noti e giovani emergenti del nostro paese. Riconoscimento alla carriera per Pierfrancesco Pingitore, regista del Bagaglino, che ha voluto rendere omaggio alla memoria di Oreste Lionello. Doppio il remake del Grande Dittatore. E nel Grande Dittatore c'è un monologo importantissimo che dura 6 o 7 minuti. E che è un po' il fulcro del film, è bellissimo, eccetera. Lui lo fece d'un fiato, avendolo letto una sola volta. Premi Charlot come grandi protagonisti dello spettacolo a Gino Paoli e Christian De Sica, e poi a Edoardo Leo per il cinema, a Roberto Farnesi per la fiction, Ettore Bassi e Gabriele Pignotta per il teatro, Michele La Ginestra e Giovanni Alleonato per gli spot pubblicitari, Federico Vacalebre per il giornalismo, Corrado Gentile per il programma radiofonico. Menzioni speciali per Pamela Prati, Manuela Arcuri, Maurizio Casagrande, Adriano Coni, direttore del segretariato sociale della RAI, e Francesco Pinto, direttore del centro produzione RAI di Napoli. E ancora per Rosalia Misseri e due giovanissimi talenti, Matteo Valentini e Valerio Monaco, protagonisti del programma Ti lascio una canzone. E dicevamo di un cartellone ricco e...